Ragazzi, sei felice? Sono felice per due motivi. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Stiamo giocando a Hitman 2 e dobbiamo ringraziare la Warner Bros. Che ci ha inviato il gioco. Ma non ci ha inviato solo il gioco, ti faccio vedere una cosa. Guardate che cosa ci ha inviato. La Limited Edition. Ce ne sono solo 250. E quindi niente, la volevamo ringraziare. Che cosa c'è qui dentro? Lo trovate su Instagram. No, forse non lo trovate su Instagram. L'avrete visto su Instagram. Ah, se non vi siete iscritti a Instagram, attaccate. Andiamo avanti. Posso farti vedere una cosa? Io non ti dico nulla. Ti faccio vedere l'animazione di estrazione della pistola. Dove cazzo la piglia? Dove ce l'ha? È strano che non muova la parte superiore del corpo. Il braccio è disarticolato. Vabbè, andiamo avanti, dai, questa è la primissima. Allora, con RL3 si può cambiare la spalla. Cavo di fibra con le freccette. Moneta, si sceglie. Che serve la moneta? La moneta penso per sì, per attirare i nemici. Cavo di fibra serve per ovviamente per strangolare. Rimarrà un mistero da dove la caccia fuori sta pistola. La pistola non è dato sapere. Questa serve per attirare le guardie. Il cavo di fibra serve per strangolare le guardie. Serve tutto per fare male alle guardie. Va, andiamo. Ci vogliamo fare una mezz'oretta per capire un attimino cos'è questo Hitman. Allora, io per il momento sto apprezzando due cose. Il frame rate. Frame rate molto bellino, sì. Molto bella la risposta ai comandi, molto immediata, molto precisa. Mi sembra anche molto carina la vegetazione, però non la riesco a vedere bene. Stiamo giocando su PlayStation 4 Pro. Questa e è vi la... daremo i 60 fps, credo, sì. Sì, sì, sono 60 fps. Stiamo registrando a 60, quindi ragazzi avrete 60 fps direttamente da PlayStation 4 Pro. Non vedevo l'ora che arrivasse questo registratore. Finalmente vedrete gameplay con una qualità decisamente più alta. Porca troia. Good shot. According to the local home security provider. Quanto è inglese sta tipo? Tantissimo. Non capisco se l'erba mi piace un casino oppure no. No, l'erba è bella, molto bella secondo è me. È molto soffice, mi dà l'idea di pelo. Eccone un'altra. Come al solito sono una scheggia a mirare con il gamepad. Oh, questo potrebbe essere tranquillamente un pannello. Ah, la porta. Manda in controcircuito. Ah, non abbiamo un cacciavite però. Sinistra? Per fare... sempre la stessa cosa, penso. Sì? Apri. No, questa si può aprire. Scassina la serratura. Ah, no, non c'ho. Vabbè, dobbiamo avere degli oggetti. Vabbè, questo è un tutorial, quindi non possiamo avere già tutto. Questo è il classico gioco che si farebbe sinergo. Sì, non io, è Hitman, da quando non è più spara, ma è più da nasconditi, aspetta, c'è uno cacciavite. Ma a destra ho visto una porta aperta, a sinistra. Porta aperta? Tipo qua? È vetro. Guarda che c'hanno il cinema a casa. Quanto guarda che usare. Ricconi di vedi, merda. Vedi cosa si può usare. No, quello si vuole scassina. Sicuramente c'è uno scassina cosa. Ci vuole la chiave. Se no facciamo col piede di porco e via, insomma. No, vabbè, abbiamo preso il cacciavite. Possiamo andare ad aprire il garage adesso. Vi ricordiamo che abbiamo creato un cortometraggio insieme a Parliamo di Videogiochi tempo fa su Hitman. Lo trovate proprio sul canale di Parliamo di Videogiochi. Io sono contentissimo di presentarvi quel film perché insomma. Sinistra. Era cacciavite, ci voleva qua. Sì, sì, qua. Fu una delle primissime collaborazioni che fecimo. Facemmo. Che facistimo. Qui ho rotto la centralina. Che quindi mi fa aprire. Ah! Man and female. Executed. I see them. Posso dire che i cadaveri sono un po' strani nella loro posa di morte. È un po', come dire, raccogli batteria della macchina. Che cazzo ci devo fare? Raccogli chiave inglese. Ma raccogli tutto, tanto poi ti servirà. Non si sa dove se li metta. Cloroformio, prendi. Non c'è piede di porco però, io lo prenderei fossi in te. Tubo, non piede.
Però secondo me lo puoi menare in goccia la gente. Oh, se volete farvi un ragù, state nel mezzo di un rapimento. Io onestamente non me lo ricordavo così luttoso. Eh sì, ti hanno messo avvelena. Avvelena sugar. Ma perché? Cioè, metti che non lo userà mai quello là, lo zucchero. Vabbè, spero si facciano un caffè, perché insomma, che è sta roba? Ascolta messaggi, no, per favore, no, ti prego. Vabbè, piano di sopra. Ma quindi lui è la casa di lui oppure è dei nostri amici morti, intendo? Io credo che la casa sia sua, cioè nel senso... Hacker. Cerca nel computer, non so bene cosa dobbiamo cercare. Login failed. Uh-huh. Dove metteresti la tua chiave di sicurezza se fossi uno sfondato di soldi, testa di cazzo? Non la metterei in giro. La stanza dove ti trovi dovrebbe essere molto più grande, il che significa che c'è... Nelle pale cose. Uh-huh. No, è un ramo. Un remo. Aspetta, il quadro, dall'altro quadro. Wow. Adesso andiamo benissimo, no? Prima la katana. Ecco. Guarda che... Ma perché l'ha buttata? Non vuol... Esamina. Donovan. Abbiamo un M4 e una katana. Porta direttamente in garage. Quindi abbiamo fatto tutto un giro di Pippo, mi sembra di capire. No, ma io credo che tu debba trovare lì dentro tipo la chiave del computer. Questa batteria ce l'abbiamo lasciata noi? Sì, probabilmente. Allora, qui ci dirà sempre che non abbiamo la chiave di sicurezza. Allora, prova a rientrare nella stanza di là, mi sa, forse abbiamo mancato qualcosa. Qui non c'è scritto nulla. Qui? Beh. Ecco, chiave di sicurezza, raccogli Grimaldello. Oh, distruggi le registrazioni. Ah, perché noi non esistiamo, vedi? Fosse così facile. Hop, metti la chiave di sicurezza e tac. Rilevo un movimento in strada, un corteo, forse Reinhard. Sto caricando i dati. La gestione delle luci è un po'... Beh, graficamente non è entusiasmante. Però 60 fotogrammi al secondo. They're back. Molto old gen questa inquadratura. Guarda le macchine, dove sono i dettagli delle auto? No, non è un gioco curato graficamente. Molto 4 anni fa, 3-4 anni fa. Sì, sarà tutto gameplay, credo. Speriamo che sia gameplay sia interessante. Però mo puoi fare tipo zazzazza. Mo posso fare le porcherie. Dai, adesso ti voglio. Aspetta, la faccio stare. Sto per farla. Ma quanti ce ne stanno? Vai, rubagli il pompone. Sono morto. Sei molto bravo comunque. No, vabbè, devo entrare nelle... Rigioca. Spero che ti... No. No! Ripianifica. No! Ok. Carica. Avrà caricato? Oggi 18:45. Ci sta. Ti salva ogni minuto quasi, guarda. È per forza. Perché qua fai una stronzata. Devi raccogliere i documenti. Ancora? Sì. Devo arrivare tutta questa parte qui. Vabbè, vai su, prendi la chiave di sicurezza, è facile, dai. Appena arriva il tizio, seguilo e usa la katana. Perché io voglio uccidere il tizio con la katana. Sembra che Sinergo adesso la farà completamente stealth, senza guardare. Oh, vedi, mo da come va a saltare? Allora, mo siamo d'accordo. Occhio. Ah, sei la tua uomo. Ma vuoi fare una strage di questo calibro? Devono morire tutti. No, troppa gente. La catanata è figa. Travestiti.
e trascina in mezzo alle cespugli. Sei un mago. Ma è bellissimo, è un trasformista. Ti sei mimetizzato adesso. Certo, vai in giro con una katana, ma chi ti riconoscerà mai? No, ah, no, sti due no. Quasi quasi me ne entro dentro. Adesso sei travestito, sei uno di loro. Insomma, la faccia non è quella loro, però. Vabbè, che tutta quella gente, chi ti conosce? Alma a sinistra, sì. L'avevamo già fatto quello là, lo zucchero col cloroformio. Ok, vai, vattene. Lo zucchero. Non l'abbiamo preso il coso. No, già fatto. Togli. Ancora ti riconosco. Pure Alma dobbiamo ammazzare. Cosa gli ha fatto? Non lo so. Ma sono guarda, guadagnato. Cioè tu e le cose stealth proprio, eh? Non mi sentiranno. È forte sto fucile però. Madonna, è che è? Beh, ricarica, sono... ricarica. Cosa ha fatto? Scelta proprio male. Oh, ma si ria, ma io vedo tutto il cazzo, tutti qua. Non ho capito, non lo so se ci voglio giocare, non so proprio bravo bravo io, eh. Tu non hai idea di cosa sono i comandi. Sono... Allora, c'è una buona risposta ai comandi, ma i tasti sono messi in una maniera che non ha senso. Vedi, io sono molto più tattico di te, faccio un po' di queste cose qua, capito? Chiudo, faccio queste cose tattiche che... Hop, capito? Apro tutto. È bello che Redes fa queste cose conoscendo a meno a dito la planimetria della casa. Vedi, è tutto brings down. È diventato inglese tutti i bot, sto già. Artigiani, dovessi calarmi sotto. Lascio aperto l'acqua al finestrino, eh. No, così. Ma allora, artigianica forse la puoi usare per inta 6 cessi. Non sto scherzando, forse puoi inta 6 cessi. No, no, vedi, sto facendo. Corpo rinvenuto nel mentre, vedi che sei stato bravissimo. Ma vabbè, dai, imbrizzica sta troia, buonanotte. Quadrato. La madonna. Oh. Sconditi. Come si fa a cacciare fuori l'arma? Su, premi su. Però come me l'ha fatta a vedere? Avevo tutto messo a posto. Vabbè, sono cose che capitano, bisogna dirlo. Mo, devo provare a fare una cosa, tipo chiudere. Sparare all'acquario e vedere se muoiono i pesci. No, chiudere le finestre. Tipo così. Ma io partirei dal perimetro esterno, comincerei da... No, perché tanto mo mi sgamano il corpo per colpa tua. No, devo andare di qua, devo correre, non si può correre. Sì, sì. L1. Ah, vedi questo. No, non sono un sospetto, ragazzi. Ti stanno arrivando. Arrivano. Dove? Guarda sulla mappa, sono dietro di te, dietro la porta sono. Sì, lo so, infatti sto aspettando, vedi. Ok, se ne sono andati, sono disinteressati completamente a te. Hey you! Vabbè, mo. Se vuoi stare per i fatti tuoi, stai, non è che... Zack col grimaldello, capito? Bella! E io richiudo pure la porta. Ma secondo me saresti bravo tu a sto gioco. Ma dov'è il nostro obiettivo, secondo te? È la donna. Guarda, è lei. È solo lei? Visto come si fa? Visto ragazzi, è molto semplice. Uccidi quello là sotto, quello in lontananza. Quello sta facendo i fatti suoi, ma perché devo ammazzare tanto tra loro? Ma perché è preciso, sta là che aspetta. No, localizza l'uscita. Posso saltare giù, no? Da qua sì, per forza però, eh.
Bravissimo agente 47. Sono stato bravo. Hai uscito la casa. Bella così. Ah, con la pistola, capito? Papam, dietro la schiena. Prova qualcosa per strangolare, va. Freccetta sinistra. Mo che stava a giocare bene, tu mi devi cagare il cazzo. No, vabbè, da vicino uccidi facile con questo. Oppure il cacciavite che lo metti nella giugulare, loro perdono sangue e muoiono. No, troppa gente qua. Oh, ma è difficile l'estrazione. Cautela, cautela. L'altro ti vedrà. Ma gli altri non vedranno l'altro. Bravo. Ah, ma quando sono bravo. Bravo. Ah, ma quando sono bravo. Bellissimo. Merda. lo so ragazzi, sono molto bravo a mirare. Ecco il gamepad. Oh merda. LB. E niente ragazzi, Redez era sulla spiaggia. Ma è normale perché io sono uno di loro, capisci? Guarda che bello questo. Fuck. Si spegne pure la luce quando muoiono. Ah beh, quella è collegata al loro cuore. La energia corporea, la luce. Ma secondo te la riesca a fa stealth fino alla fine? Eh no, quei tre come fai? Ci vorrebbe qualcosa, ci vorrebbe il Dead Eye di Red Dead Redemption. Farò le freccette. Però porca tro... No ragazzi, state lì, tranquilli, non è successo niente. Ah. No, come si corre, come si corre? LB. LB, ma cazzo si corre. Oh. Eh? Bella così! Eh? Ma quanto sono stato bravo! So esattamente cosa ti passa. So esattamente proprio il flusso di pensieri arrivato dalla sua testa alla mia. Ne dobbiamo parlare. Ne dobbiamo. Warner Bros. Noi ti vogliamo un sacco bene, ma dobbiamo parlarne. Perché quello che abbiamo visto fino a mo', dobbiamo parlare. Io e te dobbiamo parlare. Grazie tanto perché è un però gioco. Allora, ci sono delle cose che mi lasciano un po' perplesso. Allora, i comandi vanno cambiati, ma è una questione nostra di comodità. No, i comandi vanno completamente cambiati per quanto ci riguarda, perché non si può correre con L1. Sì, ma una volta cambiati i comandi, ci facciamo una partita un po' più a me, perché adesso metà del tempo che passiamo a giocare lo passiamo cercando di capire che cazzo stiamo facendo. Ma tanto la fai tu a partita, perché questo è un gioco, sei molto bravo, sei stato molto bravo, secondo me. Sei stato prima, più bravo tu. Ma nella prima parte sei stato bravissimo, io ho solo evitato il danno, se no non ce la faremo mai più, non ce la facciamo. Comunque, noi ci vediamo al prossimo episodio. La gente 46 qua, 47 e 48 vi salutano. Noi dobbiamo parlare. La gente 46 questa. 46. Dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare perché questa è una. Guardiamo. Mi mancava un bel gioco stealth, posso dirla? Mi mancava. Però ci sono delle cose che dobbiamo capire. Perché sono state fatte in questo. Perché il gioco è di 3 anni fa. Mo come mo. Così. Mo vediamo. Alla prossima.